È uscita la nuova edizione dell'Apprendista Macrobiotico, una versione aggiornata e ampliata. Questa era l'edizione precedente e adesso abbiamo questa nuova con tante cose nuove che adesso vi racconto, vi faccio fare un bel giro dentro il libro. Allora, intanto abbiamo sempre la prefazione di Roberto Marocchesi, che mi fa sempre piacere avere, che è uno dei miei insegnanti storici. Poi ho scritto una nuova prefazione, dedicata proprio alla nuova edizione per spiegare perché è una nuova edizione, insomma, qual è il motivo e cosa c'è dentro. L'introduzione, ecco, qui c'è una parte utile, secondo me, la leggenda dei simboli. Ho inserito dei simboli nuovi rispetto all'edizione precedente. Per esempio, questo è il simbolino della valigetta, del lavoro, che ho inserito nelle ricette che secondo me sono adatte anche da essere portate al lavoro come pranzo, della pausa pranzo. E poi ho inserito i simboli della stagionalità, perché molte persone mi chiedevano questo aspetto e così troverete, il simbolo della ricetta autunnale, invernale, primaverile, estiva e per tutto l'anno, perché ci sono anche quelle per tutto l'anno. Allora, c'è sempre una parte teorica come nell'edizione precedente che però ho rivisto e ampliato. Ho rifatto lo schema Yin e Yang che spero possa essere ancora più chiaro del precedente, poi me lo direte voi se effettivamente vi è utile. E poi iniziano i capitoli, questi sono i capitoli che erano presenti anche nell'edizione precedente, quello sui cereali, dove c'è sempre una piccola parte di teoria iniziale. E poi iniziano le ricette. La maggior parte delle ricette di questi capitoli sono le stesse, magari riviste, migliorate. Poi ci sono invece anche alcune ricettine nuove, come questa che ho inserito nuova rispetto all'edizione precedente. Poi le verdure, e anche qui c'è sempre la parte teorica. Questo è un calendarietto della stagionalità. E poi ovviamente le ricette. C'è la ricetta degli insalatini a cui ho aggiunto un approfondimento. Questo è tutto un approfondimento con tutta una serie di consigli, magari per il problema delle muffe, il problema di alcune preoccupazioni come quella per il botulino, insomma, ho cercato di aggiungere un po' di informazioni. Kimpir è una ricetta che era presente anche nell'edizione precedente, come anche Nishime. Sono due ricette importanti che bisogna conoscere perché sono due ricette che amiamo. Le curative della cucina macrobiotica che ridanno forza al nostro corpo e tanto equilibrio. La famosa zuppa di miso a cui ho aggiunto un po' di approfondimenti, soprattutto un po' di indicazione sul come usare il miso nella zuppa di miso e quant'altro. E poi ecco, nella parte sulle verdure ho voluto aggiungere le alghe perché molti mi chiedevano appunto indicazioni sulle alghe. Insomma, ho cercato di renderlo più completo questo libro e quindi un po' della parte teorica. E poi qualche ricettina, quindi il patè, la pasta con la salsa nori, i miei machi, in questo caso con il riso rosso. Qui c'è la foto di quando li stavo facendo per le foto. Il capitolo sui legumi, preziosissimo, e c'è ovviamente la parte teorica come sempre, e poi ci sono le ricettine. Qui ho deciso di sostituire per esempio i burger di soia nera con il dal di soia nera che a me piace tantissimo. C'è la farinata col cavolo nero che è nuova rispetto all'edizione precedente. Il solito capitolo merende e bevande che ho un po', credo, completato. Insomma, ho aggiunto un po' di cose. C'è la famosa crema di cereali, un po' di informazioni in più sulla crema di cereali. E poi le merende, ovviamente, cremine varie, insomma, tante idee, le bevande, anche questa è una parte importante. E poi c'è la sezione, il capitolo dolci che c'era anche nell'edizione precedente, ma qui ho fatto un po' di modifiche alle ricette, ho aggiunto qualche ricetta, ne ho sostituita qualcun'altra, per esempio, insomma, ho messo la torta di zucca Emilio, per esempio, che è una delle mie invenzioni precedenti, insomma, ho pensato di aggiungerle, ma fino al vapore, altra novità per il libro. Il capitolo sui condimenti speciali e il sale, più o meno lo stesso, ho rivisto un po' di cose, c'è ovviamente la ricetta del gomasio immancabile, e poi qui iniziamo proprio con i capitoli nuovi. Questo è il primo dei tre capitoli nuovi, come gestire i
i pasti fuori casa, perché molte persone sono in difficoltà. Allora ho cercato di affrontare un po' tutte le problematiche, quindi pasti al lavoro, i pasti fuori casa, per esempio nei locali con gli amici, i parenti, le vacanze, altro tema complicatissimo, come rendere la macrobiotica fattibile anche per chi lavora tutto il giorno e magari è fuori casa tutto il giorno, e quindi qualche ricettina di crocchette, palline, le frittate senza uova, le piadine. Vediamo se c'è la foto della piadina, dovrebbe esserci, sì. Le piadine secondo me sono comode da portare al lavoro, eventuali panini per chi vuole proprio il panino, l'insalata di pasta per l'estate, insomma, ci sono tante idee. E poi l'altro capitolone nuovo è quello sulla macrobiotica in famiglia. Altro aspetto importantissimo che ho emerso in questi anni di consulenza, insomma, è la parte un po' più complicata, chi vuole migliorare l'alimentazione della famiglia. Allora, do un po' di consigli divisi soprattutto a step, quindi come partire proprio all'inizio per chi, per le famiglie che non hanno mai mangiato in modo un po' diverso dal solito, e quindi iniziare con poco, che so, la semplice sostituzione di un sale raffinato con uno integrale. La pasta, magari passare da quella raffinatissima a una pasta semi integrale, piccole cose all'inizio che però possono traghettare piano piano, gradualmente, senza scossoni, la nostra famiglia verso un'alimentazione più sana, più attenta. E poi, insomma, andiamo avanti, iniziamo a sperimentare man mano altre cose fino ad arrivare a proporre i cereali in chicco veri e propri. Qui ci sono un po' di idee, di consigli sui pasti, che cosa inventarsi, insomma, per la nostra famiglia. E per la famiglia ho scelto di inserire un po' di ricette un po' più elaborate, un po' più golose, proprio perché abbiamo bisogno di acchiappare per la gola i nostri familiari. Questi gnocchi di couscous sono buonissimi, sperimentateli, sono anche facilissimi da fare. E insomma, ci sono un po' di ricettine facili ma golosette, che per esempio lo strudel di verdure, che sembra una cosa complicata, invece l'ho fatto una volta e vi rendete conto che è veramente facilissimo. Vi ho messo un po' di ricettine golosette anche per i dolci, per esempio i brownie di batata che sono buonissimi. E poi l'ultimo capitolo nuovo è quello che io chiamo pronto soccorso macrobiotico. Insomma, chiaramente per poter tentare di affrontare piccoli disturbi con i rimedi macrobiotici, e ho messo quelli che secondo me servono di base alla famiglia, quindi in caso di un po' di stitichezza occasionale, in caso di stanchezza, in caso di difficoltà digestiva, per esempio, di mal di testa sulla fronte, il famoso rimedio Umeshokuzu o bevanda di Kuzumeboshi, che dir si voglia, che è un rimedio panacea veramente preziosissimo che bisogna conoscere perché serve per tantissime cose, che vi ho messo l'elenco di tutti i suoi utilizzi. Un rimedio per eventuali problemi di mucosità, quindi catarri vari, raffreddore, otite, sinusite e quant'altro. Un rimedio per lo stress, la tensione, il nervosismo, la fame nervosa, la voglia di dolce, l'insonnia. Poi ho aggiunto un po' di ultimi consigli che credo possano essere utili. Poi c'è sempre la lista della spesa, c'è sempre il glossario, quello non è sempre lì presente. Ho aggiunto qualche ringraziamento, gli altri sono sempre gli stessi, ne ho aggiunto qualcuno che negli anni andava fatto. Ed ecco qua, spero che questo libro possa piacervi. Oltretutto, questo è un libro che ha un'altra caratteristica in più rispetto all'edizione precedente, è un libro 4D. Quindi all'interno trovate la possibilità, è proprio indicata, di poter andare a vedere dei video dedicati solo, ovviamente, per questo libro, per chi acquista il libro, delle video ricette, dei video tutorial che ho fatto proprio dedicati a questo libro. Quindi spero che vi possa piacere e scrivetemi se vi è utile, soprattutto se vi piace la nuova edizione. E chi ha l'edizione precedente può divertirsi e andare a cercare le differenze e le novità. Buona lettura e buona giornata di cucina naturale.